Bentrovati sulle fonti TV con il fatto di Marcotti, appuntamento fisso settimanale per fare il punto delle questioni principali che girano intorno ai mercati e non solo, naturalmente, quindi sia da un punto di vista più operativo, ma anche più macroeconomico, più istituzionale, per così dire. Oggi abbiamo una bella scaletta ricca di argomenti, intanto i soliti scenari economici e politici e poi parleremo proprio dell'agenda dei mercati e market movers della settimana. Poi del rally di Natale, perché insomma si comincia a parlare sempre solo di questo nel periodo dell'anno che stiamo vivendo, e poi però non ci possiamo scordare che proprio di questi giorni una delle questioni più importanti sarà riguardante la Fed con la decisione di Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti d'America, rispetto alla presidenza. Powell sarà riconfermato oppure sarà Brainard, la nuova, numero uno della, Banca Centrale Americana? Insomma, lo capiremo. Intanto io saluto Giancarlo Marcotti, naturalmente, che ne parlerà con me. Ciao Giancarlo, ben trovato, Finanza in Chiaro. Ciao Manuela, come di consueto anche un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, caro Giancarlo, oggi appunto ti ho contattato un po' prima del solito perché, diciamo così, l'agenda della settimana è ancora, se possibile, più ricca, viste tutti questi temi che ho elencato e che peraltro non rimangono gli unici. Allora, partiamo in generale da quelli che definiamo sempre scenari economici e politici. A tuo parere, come si apre questa settimana con, insomma, tutte le paure degli investitori che ancora sono collegati intanto all'inflazione, sempre in pole position, e poi ancora per la situazione del Covid nel mondo? Ci sono dei paesi che hanno visto un'impennata dei contagi, ma soprattutto nuove misure restrittive per le quali, contro le quali peraltro si sta protestando, ma insomma che rischiano di penalizzare ancora una volta l'economia. Allora, lascio a te insomma l'introduzione di questa apertura di settimana, poi decliniamo i vari argomenti. Certo, beh, per quanto riguarda la borsa italiana, l'apertura della settimana ovviamente è tutta concentrata su TIM, su questa OPA, non so come chiamarla, comunque amichevole, questo fondo americano KKR che avrebbe messo sul tavolo 11 miliardi, insomma. Quindi vedevo TIM prima, stava guadagnando intorno al 23-24%, ma 11 miliardi vorrebbe dire forse il 60% in più della chiusura di venerdì scorso. Quindi, comunque, è un qualche cosa del quale bisogna discutere, perché chiaramente la telefonia è un settore strategico e quindi, insomma, che vada totalmente in mano agli americani. Vabbè, si vedrà. Comunque, questa è la novità della mattinata, diciamo. Sì, hai detto bene, guadagna oltre il 23%, insomma, ha avuto questo balzo in alto per la notizia, assolutamente sì, e questa assolutamente ce la mettiamo in cantiere come questione da monitorare. Poi, Certo, poi hai giustamente detto, ma non si può non parlare dell'inflazione. Comunque, sapete sempre, qua io faccio sempre la precisazione, che l'inflazione non è solo o non è esclusivamente l'aumento generalizzato dei prezzi, ma è una diminuzione del valore del potere d'acquisto della moneta. Ma comunque, di fatto, in questo momento si parla di questo aumento dei prezzi. Si parla di questi bonus energia. Io, lo sapete, io non ne posso più dei bonus, non, veramente cioè, io capisco la questione, che naturalmente possono essere un qualche cosa, un aiuto, ma quando su ogni cosa si fa il bonus vuol dire che c'è qualcosa che non va, anzi, molto di più di qualcosa che non va. Cioè, non si può gestire un'economia a bonus, cioè non. No, a meno che non siano proprio one shot ogni tanto, insomma, una tantum, no? Come si suol dire, ma altrimenti no. Anche perché poi è un po' un cane che si morde la coda, al di là del fatto che c'è qualcosa a monte che non va, ma se si continuano a usare bonus, poi si entra in questo meccanismo assolutamente vizioso per cui non si fanno interventi più a lungo termine, no? Perché tanto si dice c'è il bonus, uno se ne sta tranquillo per un po', il problema è che poi il problema è lì, cioè è come nascondere la polvere sotto il tappeto. Hai perfettamente ragione, è lì la questione. Cioè,
Noi continuiamo a dire bonus, poi dopo non si sa mai a chi vanno. Per richiederli c'è una burocrazia infinita. Vengono, come anche in questo caso, calcolati con l'ISEE e non si riesce più a capire come si deve calcolare questo ISEE. Insomma, diventa tutta una cosa molto complicata e alla fine, se, sembra che siano quasi così dei palliativi che però non risolvono mai la situazione. Chiaramente ci può essere anche il bonus che ha portato a un miglioramento di alcuni settori. Non voglio dire che il bonus tout court è qualcosa da evitare, ma quando su ogni cosa c'è il bonus, vuol dire che si sta governando male l'economia in quel paese. Quindi, insomma, poi Certamente. dopo, È un po' come come, se. perdonami, l'esempio più eclatante è il bonus che viene dato per esempio ogni tanto alle neomamme, a chi ha figli, ma insomma, il paese dovrebbe essere già a misura di donne e di famiglie che vogliono avere figli. Non è che allora ci inventiamo che diamo un bonus a chi fa figli, di cosa stiamo parlando? Questo forse è l'esempio più eclatante che comunque poi si può riportare anche in altre questioni. Ecco, prego, Esattamente, prego Giancarlo, ok. assolutamente, ed è giusto che tu da donna l'abbia sottolineato perché è assolutamente vero questa questione. Poi, vabbè, la questione Covid, abbiamo visto cosa sta succedendo in Olanda, adesso le proteste cominciano a diventare abbastanza, se non un po' più di abbastanza, insomma, violente. D'altronde, insomma, chiudere di nuovo le persone in casa o fare delle distinzioni tra vax e no vax, è chiaro che crea malumore nelle persone e poi dopo questo ad un certo punto sfocia in violenza. Quindi, secondo me dovrebbero essere depotenziati tutti questi meccanismi che servono a dividere la popolazione, perché altrimenti le cose potrebbero anche finire male. Non so se è tutta una strategia fatta appositamente per far finire male le cose, cioè per farle finire in maniera violenta, di sicuro qualcuno comunque dovrà rispondere di tutto quello che sta accadendo. Esatto, oltre all'Olanda abbiamo anche l'Austria che torna in lockdown, la Germania che è agitata comunque dai contagi, quindi anche qui Angela Merkel sta prendendo, diciamo così, la misura rispetto a alcune misure restrittive, quindi ci sono appunto dei paesi che più di altri potrebbero richiudere di nuovo, appunto come stavi dicendo tu. Ecco, quindi questi sono un po' gli scenari economici politici della. Esatto, poi abbiamo la guarda, ne leggo anche altri, ma velocemente, Gran Bretagna che andrebbe verso il rialzo dei tassi per quanto riguarda la banca centrale, in controtendenza rispetto a ciò che stanno facendo le altre banche centrali, a partire proprio da quella europea, perché Christine Lagarde e anche Paolo Gentiloni, commissario agli affari economici dell'Unione Europea, sono tornati a rassicurare dicendo che in questo momento non si parla minimamente di alzare i tassi, perché la situazione emergenziale non è ancora terminata, o comunque non siamo tornati ancora ai livelli pre-Covid. Invece, appunto, abbiamo la Gran Bretagna che l'euro in calo contro il dollaro. Abbiamo visto questo, non so se tu preferisci dire l'euro che si è depotenziato o il dollaro che ha avuto un rafforzamento effettivamente molto, molto forte, insomma. Io, beh, vedrei un po' tutte e due le cose assieme. Certamente, l'euro lo hai appena detto. Adesso, hai appena detto appunto che in Europa non si parla assolutamente di rialzare i tassi, mentre in Gran Bretagna, si parla appunto di un innalzamento dei tassi. Allora, chiariamo, che i tassi bassi, o come in questo caso addirittura zero, eccetera, così, sono indice di un'economia che non sta andando bene. Cioè, i tassi bassi servono per cercare di dare vigore all'economia, significa che quindi è un'economia asfittica e ha bisogno di avere tassi bassi. I tassi in rialzo invece sono un segnale di un'economia che sta migliorando, perché chiaramente ha
appunto, se cresce il PIL, se diminuisce la disoccupazione, è chiaro che appunto, l'economia migliora e quindi va, tra virgolette, frenata in questo caso, no, perché si arrivava da tassi a zero, ma insomma i tassi decisi dalle banche centrali si adeguano un po' all'andamento economico. Quindi se in Gran Bretagna si parla di un rialzamento dei tassi, vuol dire che dopo tutto la Brexit non sembra che abbia fatto male al Regno Unito. Mm-hmm. Io sono convintissimo che la Brexit ha fatto male, tra virgolette, alla situazione sociale del Regno Unito, perché ha messo in evidenza che proprio unito questo regno non lo era. Però dal punto di vista economico indubbiamente sembra che non abbia subito nessun contraccolpo la Gran Bretagna, anzi che dopo la Brexit abbia migliorato la situazione economica. Okay. Però questo sarà da vedere anche nei prossimi mesi. Certamente, anni. Soprattutto se poi appunto la Banca Centrale Inglese già, così almeno si vocifera, dalla prossima riunione, quella di dicembre, deciderà di cambiare qualcosa rispetto ai tassi. Da qui si vedrà eventualmente cosa accadrà al mercato. Senti, caro Giancarlo, la partita tra Powell e Brainard per la presidenza della Fed. Biden, scelta difficilissima a mio parere, lascio a te dire cosa ne pensi, ha detto che entro giovedì, almeno questa è la data, la deadline, dovrebbe dire qualcosa. Perché è molto difficile, al di là del fatto che la scelta è difficile a prescindere, perché insomma è una grossa responsabilità, ma soprattutto in questa fase di mercato, cosa ne pensi? Ma qua andrei un po' controcorrente, nel senso che non la ritengo una scelta difficile, ma mi spiego, non è che è chiaro che il governatore della Federal Reserve è una persona che ha una enorme potenza, chi siede su quella sedia è chiaro che condiziona enormemente l'andamento economico dello Stato, in questo caso degli Stati Uniti. Quindi non dico che abbia più potere del Presidente, però ha un grande potere. Detto questo, però, io torno a Ben Bernanke. Dopo Ben Bernanke abbiamo avuto la Janet Yellen. Dopo la Janet Yellen abbiamo avuto appunto Powell. Adesso, obiettivamente, Manuela, i tre hanno fatto le cose che, eppure appunto essendo stati governatori della Fed con presidenti diversi, però più o meno hanno fatto la stessa politica. Quindi io penso che in questo momento certo, un cambiamento alla Fed è sempre un avvenimento, cioè i mercati non rimarranno così inermi di sicuro, però ormai da anni i governatori delle banche centrali non è che abbiano stupito, hanno preso quelle decisioni che il mercato si attendeva, quindi anche qualora dovesse cambiare il presidente della Fed, io ritengo di no, ma cioè, voglio dire, è una cosa del tutto personale, non sì. Ritengo che alla fine debba o possa rimanere Powell, perché comunque, ripeto, è una persona che è stata scelta da Trump, ma si è anche scontrata spesso con Trump, quindi non può essere considerato, diciamo, un uomo appunto di Trump, quindi io penso che Biden farebbe bene a mantenere Powell, però voglio dire, ripeto, se anche dovesse cambiare, non penso che la politica della Fed cambi di molto. Ok. Ecco, tu quindi credi, allora, anche se allora, fino a qualche giorno fa si dava per scontato Powell, in queste ultime ore invece il nome di Brainard si è fatto sentire un po' di più, secondo qualcuno comunque il favorito rimarrebbe Powell. Tu non sei quindi tra coloro che pensa che in questo momento, visto che
Powell, diciamo, ha avuto l'onere e l'onore, non so se più onere o onore, ma comunque di traghettare le decisioni della Fed in un momento difficile per il Covid e per l'economia statunitense, che poi si è ripresa chiaramente. Ma appunto, se non sei tra coloro che pensano che se si cambiasse in questo momento, quando comunque la situazione non è tornata ai livelli pre-Covid, i mercati potrebbero reagire veramente male? No, allora, i mercati reagirebbero, non penso che reagirebbero in maniera estremamente significativa. Una reazione c'è, perché è chiaro che un cambio al vertice significa che il presidente intende cambiare la politica monetaria, o almeno un minimo. Però, ripeto, io non so, è da anni che non che mi aspetto che il governatore della Fed faccia chissà che cosa, ma che avesse magari un po' più di coraggio. Invece sono sempre stati molto, ma molto prudenti. Ripeto, questo è successo con Bernanke, è successo con la Yellen e sta succedendo ancora con Powell. Non penso che ci possa essere uno scossone Ok, vero e proprio. dicevo che ci sarebbe un passaggio di consegne abbastanza fluido, perché poi appunto c'è il tema ancora dei rialzi dei tassi di interesse, tapering che si avvia, quindi insomma è anche un momento di cambio, no, della politica monetaria, quindi però insomma probabilmente tutto potrebbe avvenire in modo fluido. Ma insomma, quindi, ma secondo te sarà Powell però, abbiamo detto, Sì, no? io Ok. ho favorito Powell, ripeto, perché non spesso vengono cambiati perché cambia il presidente, ma in questo caso non mi sembra proprio che Powell possa essere così considerato un seguace di Trump, ecco. Ok. Allora, domanda che ci porta a un altro titolo di questa ricca puntata con te. Rally di Natale. Sai che questo è il periodo in cui le domande più frequenti sono che, vabbè, che cos'è il rally di Natale, anche se poi la maggior parte di coloro che ci seguono lo sanno, e soprattutto cosa succederà quest'anno, ci sarà? Allora, cosa, secondo te cosa succederà al mercato in questa ultima fase del 2021, Giancarlo? Guarda, sai perché sorrido, Manuela? Perché almeno insomma tra coloro che si sono occupati o si occupano di finanza, insomma, la parola rally è sempre stata vista un po' con, cioè meglio essere prudenti e non parlarne, no? Usando insomma un termine non elegantissimo, ma a volte porta sfiga parlare di rally, no? Quindi, Non potevi dirlo in modo più diretto, va benissimo, in questo caso ci sta, apprezzo, va bene. e quindi insomma, però obiettivamente in questo momento davvero ci sono dei motivi per essere dubbiosi sul rally di Natale, per quello che dicevi prima. Insomma, sembra che in Europa si vogliano chiudere insomma, ulteriori restrizioni. Insomma, non dico chiudere tutto, ma insomma avere ulteriori restrizioni. E chiaramente con maggiori restrizioni di rally non se ne può parlare. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, hai visto, Manuela, che nell'ultima settimana, negli ultimi 10 giorni, c'è questa inversione, cioè questo cambiamento tra Dow Jones e Nasdaq. Cioè con il Dow Jones che scende, il Nasdaq che invece continua a salire, che è salito oltre i 16.000 punti, incredibile, veramente, 16.000 punti. Cioè, pensare qualche anno fa al Nasdaq a 16.000 punti, avrebbero, chi ipotizzava 16.000 punti il Nasdaq sarebbe passato per una persona, insomma, non in secola mente. Invece siamo arrivati anche a quello. Il Nasdaq invece ha perso quasi un migliaio di punti dai massimi che aveva raggiunto, diciamo, all'inizio di novembre. Quindi comincia a esserci una differenziazione dei settori abbastanza, insomma, rilevante. Sì. E questo ci porta a parlare di quel tema, appunto, dell'energia. Ma ripeto, l'energia è importante, importantissimo. Sappiamo che chiaramente è uno degli indicatori per capire se un paese va bene o no. Cioè, se si consuma tanta energia, sappiamo che
l'energia viene consumata principalmente dalle aziende, quindi se si consuma tanta energia vuol dire che le aziende stanno lavorando, se si consuma poca energia è il contrario. Però non è qua solo l'energia, è qua sono un po' tutte le materie prime. Io ho veramente il timore che fra poco l'inflazione possa partire Questo è un bel discorso, perché anche se parliamo di rally di Natale dobbiamo inevitabilmente parlare di questo. Perché? Perché tra le cause, no, che determinano proprio il rialzo dei mercati in questa ultima fase dell'anno, c'è il tema dei consumi, no? Insomma, si consuma di più perché nel periodo di Natale si consuma di più, poi gli investitori tendono magari a acquistare di più, ovviamente per quanto riguarda titoli, perché ci si avvia verso l'inizio dell'anno, c'è l'effetto gennaio in cui si vede il rialzo dei titoli azionari. È però quest'anno, come giustamente anche hai ricordato tu, con il fatto che in Europa ci potrebbe essere questa tempesta legata a nuove restrizioni, beh, i consumi sarebbero penalizzati, no? Cosa peraltro che è già avvenuta, e non siamo ancora tornati ai livelli pre-crisi, però figuriamoci nel periodo di Natale, peraltro con tutti i rincari che ci sono stati, e tra poco ne parlerò ancora sulle fonti TV, al di là delle bollette, quindi legate all'energia, eccetera, proprio i beni di prima necessità sono aumentati, e quindi qui vedete un collegamento unico, inflazione che resta sempre e comunque l'osservato speciale. Quindi appunto, che rally ci potrà essere? E poi Giancarlo, insomma, tutto l'anno abbiamo assistito a questi record delle borse mondiali, quindi chiaramente parlare di rally, anche ammesso che pure in questo ultimo mese e mezzo, diciamo, si verificheranno altri record, credo che sarà, penso, derubricato un po' come un prosieguo di quello che è successo durante tutto l'anno, più che di rally in sé. Non so, azzardo. No, azzardi benissimo, ci mancherebbe altro, proprio così. Cioè, se dovessimo continuare, appunto, se le borse dovessero continuare a crescere anche in questa ultima parte dell'anno, allora chiariamo un attimo una cosa velocissimamente. Sì. Si parla sempre della rally di fine anno, per il motivo che hai detto tu, cioè che non so, le persone, banalizzo, prendono la tredicesima e quindi spendono di più rispetto a un altro mese, ma anche si parla spesso di rally perché diciamo che fa un po' piacere a tutti chiudere l'anno con dei certi numeri, diciamo, per cui fa piacere a tutti che alla fine dell'anno vengano alzate le quotazioni anche dei titoli azionari. Non la chiamerei speculazione, ma insomma, cioè è conveniente per i bilanci delle aziende che alla fine dell'anno ci siano questi rialzi anche in borsa, e quindi spesso sono avvenuti anche per questo, cioè sono avvenuti perché appunto un po' condizionati dal fatto che bisognava far bella figura, ecco, mettiamola certo, così. Certo. Quindi questa convergenza, diciamo, di intenti portava ad aumentare, a che alla fine dell'anno le quotazioni salissero in questo, anche per questo motivo. Quindi questo motivo naturalmente esiste anche in un anno come questo, però in un anno come questo, come hai detto tu, i grandi guadagni ci sono già stati, quindi già solamente a chiudere su questi livelli sarebbe comunque per tutti, sarebbero livelli molto elevati. Io, lo sai Emanuele, l'ho detto più volte, li considero prezzi inflazionati. Quindi ecco. Sì. Forse bisognerebbe chiedersi se il 2022, con gennaio, appunto, di cui abbiamo già parlato, dell'effetto gennaio, che solitamente qui parliamo di statistiche, appunto, che riguardano i mercati, insomma, poi tutte da confermare o meno a seconda di quello che succede anche a livello, come dire, più esterno. Però diciamo, forse è il caso di chiedersi se ci sarà un rally con l'avvio del nuovo anno, dopo questo anno che ha visto un rally continuo, insomma, più che rally di Natale.
Va bene Giancarlo, cosa abbiamo scordato? Cioè, in realtà, beh, potremmo parlare di tantissime altre cose, ma prima di salutarti, vuoi mettere sul tavolo qualche altra questione che è bene tenere a mente questa settimana? Ma io appunto vorrei capire quali saranno i prossimi passaggi, insomma, a livello politico, soprattutto riguardo alle restrizioni sul Covid, perché secondo me quello che avevo detto prima, cioè questa riduzione dell'indice Dow Jones e aumento dell'indice Nasdaq, rifletteva un po' questo aspetto, cioè chiaramente se si chiudono o si fanno delle maggiori restrizioni, diciamo che a soffrire sono i comparti diciamo, economici tradizionali, mentre a guadagnare sono quelli, diciamo, insomma, sappiamo, quelli legati ad internet, per esempio, o comunque ai social e così via, perché è chiaro che se si resta chiusi, come abbiamo visto, insomma, si ricorre molto, che ne so, agli acquisti online e cose del genere. Quindi io starei a guardare per che cosa succede in questa settimana, quali restrizioni verranno così decise dai vari governi, ne sappiamo anche il nostro, ovviamente. Per capire poi come sarà questo Natale, ecco. Quindi secondo me questa è la settimana decisiva per capire come andrà il Eh Natale. certo, infatti Roberto, un nostro amico che saluto, scrive: ma il rally c'è già stato da gennaio a oggi, quello che dicevamo noi, più 25%, previsto un meno 5% a dicembre, altro che rally, sarà vero? Eh beh, sarà vero, lo vedremo, però è un po' lo scenario che stavamo ipotizzando proprio per quest'anno, anche al di là dei numeri che Roberto dà, però insomma lo scenario che stavamo ipotizzando proprio con te Giancarlo. Allora, grazie mille Giancarlo Marcotti, ti seguiamo su Finanza in Chiaro, naturalmente con i tuoi video quotidiani, e poi ci rivediamo sulle fonti TV. Ti ringrazio moltissimo per la collaborazione. Grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori.